Bentrovati con l'informazione di Udi News, anche questa sera la nostra edizione notturna del telegiornale. Apriamo con lo scontro in governo sul tema migranti. Di Maio: accoglieremo donne e bambini delle due navi ONG. Malta faccia sbarcare subito donne e bambini da quelle imbarcazioni e mandi in Italia, appunto, donne e bambini. Li accoglieremo, siamo pronti ancora una volta a dare, come sempre, una lezione di umanità all'Europa intera. Ha così dichiarato Di Maio intervenendo sull'emergenza delle navi delle ONG Sea-Watch e Sea-Eye in acque maltesi. Questa Europa, aggiunge, così non va. La cambieremo con le prossime elezioni europee, ma i bambini non possono pagare il prezzo di un'Europa che si gira dall'altra parte per non vedere. Un governo che però è diviso sull'argomento. Per Matteo Salvini è possibile soltanto inviare a bordo medicine, cibo e vestiti senza accogliere nessuna delle 49 persone che da 14 giorni sono a bordo delle due navi. Una nave tedesca e una nave olandese in acque maltesi, ma ad accogliere dovrebbe essere sempre, ancora una volta, l'Italia, dice il ministro dell'Interno. Basta ricatti, meno partenze, meno morti. Io non cambio idea. E ora una notizia di carattere internazionale. Andiamo in Thailandia, dove la tempesta tropicale Pabuk, accompagnata da forti venti che stanno scoperchiando abitazioni ed abbattendo alberi, ha raggiunto le coste meridionali, provocando un primo morto. Si tratta di un pescatore annegato quando il peschereccio su cui si trovava con altri colleghi si è capovolto. Uno di loro risulta disperso, mentre altri quattro sono stati tratti in salvo. Lo hanno reso noto le autorità locali, citate dal sito Asia News, che avvertono sul rischio di inondazioni. Si segnalano inoltre blackout in varie zone a causa dei pali dell'elettricità battuti dal vento. E ora apriamo la pagina dedicata alla nostra regione con la crisi del gruppo Chipre. Sono 250 i lavoratori in regione che aspettano con ansia notizie dopo la richiesta di concordato in bianco depositata dalla famiglia Dukevic, proprietaria dei marchi Principe e Kings. Oggi l'incontro dei sindacati con i dipendenti dello stabilimento di San Dorligo, lunedì invece a San Daniele. La paura è che le possano non arrivare gli stipendi. E allora andiamo subito a vedere il servizio che è stato realizzato da Valentina Bearzi. Aspettiamo dalla regia, non appena il servizio sarà pronto, una situazione grave e preoccupante. Quest'oggi all'esterno dello stabilimento si sono presentati la Serracchiani e Sciaurli e appunto si sono dimostrati perplessi dall'assenza della società. Entrambi hanno espresso la propria preoccupazione per il silenzio circa il futuro dell'azienda e delle maestranze, un'analisi fondamentale per capire quali saranno le prospettive per lo stabilimento di San Daniele, appunto lo stabilimento triestino. Vediamo appunto il servizio di Valentina Bearzi in cui ci racconta la situazione. Una situazione grave e preoccupante, resa inaccettabile dal silenzio totale da parte dell'azienda. È questa la denuncia del sindacato FLAI CGIL regionale riguardo la crisi aziendale del gruppo Chipre, che l'ultimo dell'anno ha depositato la richiesta di concordato in bianco. Oggi la CGIL ha incontrato in assemblea i 115 lavoratori di San Dorligo della Valle, preoccupati perché alcune divisioni di cui fanno parte, K Servizi, così come Qualità Reale, non rientrano nelle società del gruppo per cui è stato richiesto il concordato. Quello che interessa soprattutto al sindacato è mantenere l'occupazione, perché ricordo questa è un'avvertenza che solo all'interno del Friuli Venezia Giulia oltre 250 lavoratori diretti, ma non dimentichiamoci anche l'indotto, per cui parliamo di oltre 300 lavoratori, 300 famiglie che sono coinvolte in questa vicenda che io ricordo è, come dire, non ha precedenti, perché noi abbiamo fatto insomma all'inizio di dicembre anche degli incontri a San Daniele con i responsabili aziendali e parlavamo di premi di risultato per l'anno 2019. Il 10 sarà giornata, come dire, utile per il pagamento degli stipendi, però come dicevo, ad oggi noi non abbiamo nessun tipo di informazione se gli stipendi verranno erogati o meno dalla società. Lunedì invece sarà il turno dei lavoratori di San Daniele del Friuli. Lunedì faremo le assemblee indette dalle RSU della FLAI CGIL nei siti della Kings di San Daniele, 18 dipendenti, e nel sito della Principe di San Daniele, oltre 115 dipendenti, per fare il punto della situazione e per decidere insomma anche eventuali iniziative se l'azienda non dovesse rispondere alle nostre richieste di incontro.
E a proposito di questo, gli advisor del gruppo Kipre stanno predisponendo un calendario di incontri con tutte le parti coinvolte, primi fra tutti sindacati e istituzioni, che verrà definito nel dettaglio nei prossimi giorni, dopo aver preso visione del provvedimento del Tribunale e quindi proposto alle parti interessate. Lo ha annunciato in una nota lo stesso gruppo, dopo la richiesta in tal senso avanzata oggi dalle assemblee dei lavoratori e dal mondo politico. Proprio in relazione alle assemblee dei lavoratori con i sindacati e in attesa di quelle programmate negli altri siti produttivi di cui appunto abbiamo parlato nel servizio di Valentina Bearzi, il gruppo Kipre ha reso noto di aver apprezzato lo spirito costruttivo e le intenzioni che traspaiono dalla maggior parte delle dichiarazioni rese. Saranno gli advisor a dare riscontro nel migliore modo possibile alle legittime aspettative di chiarezza e prospettiva. Vale a dire i professionisti incaricati in qualità di advisor per i profili giuslavoristici, Mattia Persiani, Vincenzo Ussani, Descobar e Marco Lacchini. E andiamo avanti con la cronaca, in questo caso cronaca nazionale, perché si è verificato un altro caso, un altro incidente sulle piste. Una bambina di 8 anni è morta verso le ore 13, proprio a seguito di un incidente sulle piste da slittino del Renone. La bambina stava slittando insieme alla madre, che ha perso il controllo della slitta ed è finita contro un albero. La bambina è morta sul colpo, mentre la madre ha subito un politrauma ed è stata intubata e portata in ospedale a Bolzano con l'elicottero. Le due sono infatti finite per sbaglio su una pista nera e da qui il violento scontro contro un albero. Lo ricordiamo, il secondo caso in pochi giorni, il caso che era avvenuto a Sestier, dove aveva perso la vita una bambina di 9 anni. E ci sono aggiornamenti per quanto invece riguarda un incidente avvenuto sulle piste in regione, precisamente a Sappada, uno scontro tra due bambini. Una bambina di 9 anni e una ragazza di 19 in realtà a Sappada. La bambina è stata ricoverata all'ospedale Santa Maria della Misericordia in seconda terapia intensiva. Gli aggiornamenti per quanto riguarda le condizioni della bambina, si parla di condizioni stabili, ovviamente la prognosi è riservata, ma i sanitari si dichiarano fiduciosi sui miglioramenti. E andiamo avanti parlando sempre di montagna, perché quest'oggi con Luciana Idelfonso abbiamo fatto il punto, abbiamo parlato con gli agenti di soccorso che operano sulle piste di Tarvisio per fare un bilancio e per dare dei consigli. Vediamo. Ci troviamo sull'Ussari, tempo di vacanze e tempo anche di interventi per la polizia. Sì, noi siamo qui in servizio permanente per tutta la stagione invernale e ci occupiamo principalmente della prevenzione, della garantire la sicurezza delle piste, il controllo che le persone abbiano tutti i sistemi di sicurezza, specialmente per i bambini, quindi il casco obbligatorio per tutti gli inferiori ai 14 anni, e garantiamo poi anche naturalmente il primo soccorso per le persone ferite o coinvolte in incidenti, ecco. Qual è la tipologia di interventi che fate poi di concreto sulle piste? Beh, interventi principali sono appunto quello di fermare magari chi corre troppo veloce o intervenire se ci sono dei minori appunto senza protezioni e poi ovviamente nei casi di ferite, di problemi, di scontri tra sciatori, interveniamo per svolgere quindi il primo soccorso e poi gli accertamenti di rito perché in fondo è sempre un incidente, anche se sulle piste. Quali consigli preziosi che possiamo dare agli sciatori? Beh, principalmente se si viene a sciare si viene per divertirsi, quindi massima prudenza. Usare anche per i maggiorenni il casco, tutte le protezioni per la schiena e quant'altro che oggigiorno sono molto importanti. E controllare naturalmente i materiali, avere la certezza che i materiali che si usano siano in perfetto stato di conservazione, pronti per l'utilizzo, insomma, ecco. Possiamo immaginare che l'intervento più frequente sia per delle fratture, siete entrati però anche in azione recentemente per un arresto cardiaco. Sì, noi abbiamo tanti casi purtroppo di rotture e naturalmente siamo anche abilitati all'uso del defibrillatore, quindi nel caso di intervento possiamo utilizzare anche questi strumenti per salvare le vite alle persone, insomma. E a Tarvisio in realtà siamo stati tutto il giorno perché quest'oggi è stata una giornata importante. C'è stata l'inaugurazione della nuova seggiovia e alla presenza di numerosi nazionali di sci. Abbiamo sentito un po' di sciatori, vediamo. Io e mio marito? Beh, certo, sicuramente.
Com'è la neve? Bellissima, bellissima, sì, nonostante non sia nevicato tanto, però insomma le piste sono state curate e preparate benissimo, devo dire. Quindi una giornata di relax? Relax, sì, sciata e sicuramente una bella mangiata alla fine. Da dove viene? Io da Trieste. E oggi com'è la neve? Come si sta trovando qua su Lussari? Siamo appena arrivati, se come ieri è buona, scricchiolante, si scia abbastanza bene. Rispetto agli anni scorsi mi sembra buona, poca ma buona. Lei ha sciato solo qua su Lussari o anche in altre zone qua a Tarvisio? No, ieri siamo andati sul Fiorianca e non era male, poi abbiamo fatto le sciovie dei Campetti, l'Angelo, insomma il comprensorio tarvisiano. Dando un voto? Ma allora io mi trovo bene, diamo un 8, dai, diamo un 8 e siamo buoni dando un 8, però insomma anche 9, 10, dai, dipende un po' quanto uno è esigente. Secondo me è molto bello, ci sono piste per tutte le età, per tutte le difficoltà, si scia bene, ecco. Cosa migliorerebbe a questo punto visto che non dà un 10 pieno? Ma allora, della neve nulla, perché hanno attivato tutti i parcheggi, i baretti, forse la cittadina è un po' da rivedere un po' i negozi, gli orari, un po' di vita, un po' di più, no? Ecco, quello manca un po' forse a Tarvisio, per quello. Però insomma è un bel posto tranquillo che a differenza di altre località permette di stare in pace, senza smog, senza traffico, senza rumori di vario genere che ci sono in altre città più grandi, però più turistico ovviamente. Allora, sul Lussari non per sciare ma per fare una camminata, perché? Sì. Ma perché è così bello, ecco, è in mezzo alla natura, sono belle montagne. No, anche d'estate mi piace, forse più d'estate che non d'inverno, ecco. Veniamo su solo per i nipoti, ecco. Che si divertono sulla neve. Sì, io no, tanto. Cambiamo decisamente argomento, parliamo delle richieste dei richiedenti asilo, perché il sindaco Pietro Fontanini ha analizzato dei dati in merito e sono, appunto, ha detto che in poco più di un anno sono stati trattati 1467 fascicoli, dei quali 1163 riguardanti migranti provenienti dal Pakistan. Del totale delle domande, il 45,5% ha avuto come esito il diniego, mentre il 24,8% dei richiedenti sono risultate alla fine irreperibili perché si sono allontanati da Udine allo scopo di far ripartire da zero la procedura in altre città, considerando poi che lo status di rifugiato è concesso solo al 5,3%. 3% di coloro che hanno presentato la richiesta, ne deriva che la quasi totalità di coloro che sono arrivati da noi, ha detto, era vittima di violazione dei diritti umani. Infatti dice si tratta del 95,5% dei casi di migranti economici. E parliamo del decreto sicurezza, appunto, rimanendo in tema, in merito al rifiuto di alcuni sindaci in Italia di applicare il decreto. Abbiamo chiesto un commento al presidente regionale dell'ANCI, Mario Pezzetta. Non credo alle disobbedienze civili, le leggi ci sono e si applicano, ha affermato. Se non funzionano bisogna attivare un confronto politico per modificarle, come sempre accaduto. Sentiamo. Come sempre accade rispetto a normative controverse, bisogna vedere come funzionano poi all'atto pratico, cioè se questa legge sulla sicurezza accresce la sicurezza dei cittadini oppure la diminuisce. Quindi nel secondo caso, se questo sta accadendo, bisogna rivedere la legge. Questa è la mia posizione. Poi, sa, io non credo alle disobbedienze civili, alle contestazioni, le leggi ci sono e si applicano. Certo, se non funzionano bisogna attivare un confronto politico per modificarle, come sempre accaduto. A livello nazionale alcuni sindaci della Lega hanno minacciato di uscire dall'ANCI. Questo è accaduto anche in passato, però dopo sono rientrati. Sa, l'ANCI è una stazione orizzontale, rappresenta tutti i comuni, se poi qualcuno non vuole starci, dispiace, ma è una libera associazione. A livello regionale lei come definisce la situazione? È normalissima, ci sono posizioni diverse, però io inviterei tutti
ad abbandonare atteggiamenti ideologici. Vediamo come funziona e se non funziona cambiamola. La giunta comunale di San Vito al Tagliamento ha deliberato di chiedere all'ANCI regionale di verificare la possibilità di ricorrere alla Corte Costituzionale. È più che legittima questa richiesta, poi bisogna vedere se funziona così, perché il ricorso giuridico è possibile, però servono determinate premesse anche di tipo proprio amministrativo. Bisogna innescare questi procedimenti nel modo previsto dalle norme. Quindi noi gireremo all'ANCI nazionale sicuramente la richiesta della giunta di San Vito. Serve confronto dialettico, ma poi, come è sempre accaduto in ANCI, le sintesi si fanno a livello amministrativo e non a livello ideologico o partitico. Si è concluso il 2018 e parliamo di bilanci, nello specifico dei bilanci della polizia ferroviaria in Friuli Venezia Giulia. Con oltre 30 arresti, frutto di 9.000 pattugliamenti, 27.000 persone identificate e ben 700 stranieri irregolari rintracciati. 40.000 euro di sanzioni comminate e 3,5 kg di droga sequestrata. Nel corso del 2018 il compartimento della Polizia Ferroviaria per il Friuli Venezia Giulia ha impiegato 9.361 pattuglie in stazione e 3.757 a bordo treno. Sono stati scortati complessivamente 7.300 convogli ferroviari con una media di circa 20 treni al giorno. Sono stati inoltre predisposti 606 servizi antiborseggio in abiti civili, sia negli scali che sui treni. Grazie a tale dispositivo, il compartimento ha complessivamente tratto in arresto 33 persone e ne ha indagate in stato di libertà 875. Sono state identificate inoltre 27.000 persone, delle quali 14.000 stranieri. I minori allontanatisi da casa dalle strutture di accoglienza e rintracciati durante l'anno scorso sono stati complessivamente 160 tra italiani e stranieri. Incentivate poi le attività di prevenzione con un aumento dei servizi straordinari di controllo del territorio. E per questo sono stati controllati 1.800 veicoli con 303 contravvenzioni. Svariate le operazioni per la prevenzione e la repressione del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti con 3,5 kg di droga sequestrata. Sono continuati poi i servizi congiunti di vigilanza e scorta anche sui treni viaggiatori transfrontalieri in collaborazione con la Polizia di Frontiera e con la Polizia Austriaca a Tarvisio Boscoverde per prevenire attività illecite e il traffico dell'immigrazione clandestina. Rintracciati complessivamente 716 stranieri irregolari. Le sanzioni amministrative hanno portato a 40.000 euro di introiti. L'attività di contrasto ai furti di rame, che in ambito ferroviario spesso causano ritardi alla circolazione, si è tradotta in 304 controlli complessivi. E ancora bilanci, questa volta però parliamo di infortuni sul lavoro. Infatti il 2018 è stato un anno nero per il Friuli Venezia Giulia. Le denunce sono aumentate del 4,3%, gli incidenti mortali sono stati 25 da gennaio a ottobre. E allarme e sicurezza sul lavoro in Friuli Venezia Giulia, con il 2018 che è stato un anno decisamente nero. L'andamento infortunistico è risultato infatti in aumento sia nel totale dei casi denunciati, con il più 4,3% tra gennaio e ottobre, sia nelle morti sul lavoro, che sono state ben 25 nei primi 10 mesi del 2018, contro le 22 di un 2017 che era già stato tristemente caratterizzato da un deciso aumento. Secondo i dati raccolti dall'INAIL, da gennaio a ottobre il totale delle denunce ha raggiunto quota 14.441 contro le 13.844 dello stesso periodo del 2017. L'incremento è stato quindi di ben 597 casi, pari al 4,3%. La maggior parte degli infortuni è stata concentrata nel settore dell'industria e dei servizi, mentre sul fronte territoriale la provincia di Udine è stata quella più colpita, con 5.961 incidenti sul lavoro. Dei 25 casi mortali che hanno scandito il 2018 in ambito regionale fino a ottobre, 23 si sono verificati in campo industriale. Anche in questo caso è Udine con la sua provincia a vantare il triste primato in regione, con 15 incidenti mortali contro i 9 del 2017. Brutte notizie per i pendolari. Alla luce degli aumenti decisi per il 2019, il Friuli Venezia Giulia è la regione più cara in Italia per gli abbonamenti e i biglietti di corsa semplice della fascia lunga percorrenza. Vediamo. Dopo 3 anni di blocco, il 2019 porta con sé l'aumento delle tariffe per biglietti e abbonamenti del treno.
per quanto limitati a 5 centesimi per i biglietti di corsa semplice e a 50 per gli abbonamenti mensili, i rincari fanno del Friuli Venezia Giulia la regione più cara d'Italia per le tariffe per la fascia 81-90 km. Basta pensare che un biglietto Udine-Trieste costa 9 euro, contro i 7,30 della Milano-Brescia, i 7,45 della Verona-Padova e i 7,35 della Bologna-Cesena. Anche per gli abbonamenti mensili della stessa fascia chilometrica, la nostra regione è tra le più costose in Italia, superata solo da Toscana, Sicilia e Piemonte. Va anche precisato che il quadro tariffario risulta molto disomogeneo tra le varie regioni, tenendo peraltro conto che i contratti di servizio di alcune regioni prevedono già significativi rincari necessari per garantire l'equilibrio economico e il rinnovo del parco rotabile. Il Friuli Venezia Giulia è sicuramente molto differente, visto che al contrario di altre regioni dispone già di un parco rotabile rinnovato grazie ai nuovi treni Civity, ma è l'unica regione d'Italia che non è andata ancora a contratto, con il risultato che sono state bloccate alcune scelte strategiche legate alla nuova offerta di corse, alla modifica dell'orario cadenzato e soprattutto alla riduzione dei tempi di percorrenza. Scattano i saldi e da domani corsa all'affare, ma attenzione perché è importante essere informati con 10 semplici regole per fare degli acquisti consapevoli. Nel prossimo servizio vi proponiamo il decalogo dei saldi stilato a difesa dei consumatori da Diconsum. Se siete in ritardo con i regali di Natale, domani è l'occasione buona per trovare i negozi ancora ben forniti e approfittare di prezzi convenienti. Ad inaugurare i saldi invernali è stata la Basilicata, che già dal 2 gennaio ha riempito gli scaffali di merce a prezzo ridotto, mentre da domani partirà la corsa all'affare in tutte le altre regioni. Saldi che due volte l'anno diventano l'occasione per acquistare risparmiando, ma questo a patto che si conoscano alcune informazioni. Quello che c'è da sapere sui saldi per effettuare un acquisto consapevole del giusto rapporto qualità-prezzo della merce ce lo dice Adiconsum, l'associazione difesa consumatori e ambiente. Importante che sulla merce in saldo sia sempre riportato il prezzo d'origine non scontato, la percentuale di sconto applicata e il prezzo finale. Sconti esagerati potrebbero essere non veritieri, quindi diffidate da sconti superiori al 50% e fate riferimento a negozi già conosciuti per acquistare la merce in saldo, ma confrontate sempre i prezzi con quelli di altri negozi, magari annotando il prezzo di un capo della merce a cui si è interessati. Fate inoltre attenzione all'eventuale presenza di merce venduta a prezzo pieno insieme alla merce in sconto e verificate che il prodotto offerto in vetrina sia lo stesso che verrà presentato in negozio. Maggiore attenzione dunque durante il periodo dei saldi, anche perché ricordate che il negoziante è obbligato al cambio del prodotto solo ed esclusivamente nel caso presenti un difetto, ma fondamentale aver conservato lo scontrino. Il cambio del colore del modello è invece a discrezione del commerciante. A discrezione del commerciante è anche consentire o meno di far provare la merce, ma è sempre meglio diffidare dei capi di abbigliamento che possono essere solo guardati e non provati. Anche nel periodo dei saldi, i negozianti che espongono relativo logo dei pagamenti elettronici, bancomat e carte di credito sono tenuti ad accettarli. Qualora il commerciante si rifiuti di cambiare un articolo difettoso in saldo o non voglia restituirvi i soldi, rivolgetevi alla Polizia Municipale e segnalate il caso alle sedi territoriali Adiconsum. In Friuli ci sarà tempo fino al 31 marzo per fare affari, ma attenzione perché, come si sa, gli affari migliori si fanno nei primi giorni, ma soprattutto attenzione a tutte le raccomandazioni del decalogo dei saldi. Continuiamo a parlare di acquisti, ma in questo caso di acquisti sportivi, perché l'Udinese è partita con un ritmo intenso in questa prima fase di calciomercato della sessione di gennaio e i nomi sono quelli di Okaka e Ziegler in arrivo dal Watford. In una finestra dei trasferimenti appena aperta, per l'Udinese le ipotesi si sono fatte subito strada nei rumors di radiomercato. Le ultime ore hanno delineato il profilo di Stefano Okaka-Ciuca come il rinforzo per l'attacco bianconero. I classe 89 in forza al Watford rappresenterebbe un giocatore di immediato inserimento, con esperienza internazionale e caratteristiche che possono offrire una valida alternativa a Davide Nicola nelle scelte offensive. Un'operazione che si potrebbe completare con la formula del prestito con diritto di riscatto, che riporterebbe in patria l'attaccante 3 anni e mezzo dopo l'ultima esperienza in Serie A con la Sampdoria, anche se il suo momento di gloria Okaka lo ha vissuto proprio all'estero, dove con la maglia dell'Anderlecht era riuscito a ritagliarsi uno spazio prestigioso pure nell'Italia dell'era Conte, con 4 presenze in nazionale azzurra e un gol contro l'Albania. Il profilo è quello di una prima punta, in grado di disimpegnarsi come finalizzatore puro, ma anche giocare spalle alla porta
rimbalzata per permettere alla squadra di alzare il baricentro, facendo sportellate con i difensori avversari e risultando utile anche in fase di non possesso. Proprio ciò che è mancato all'Udinese in questa prima parte del campionato, complice l'infortunio di Teodorcic. E proprio in questa chiave, poter affiancare al recupero del polacco un elemento di spessore è una delle idee di Pradé, che tra l'altro ha già avuto Kaká alle sue dipendenze ai tempi della Roma. Dall'Inghilterra, l'altro nome sempre sponda Watford sarebbe quello di Marvin Zöglar, che di ruolo esterno sinistro, proprio la casella identificata dal responsabile dell'area tecnica come passibile di nuovi innesti. Tasselli che integrerebbero la rosa in una prospettiva ben diversa da quella del semplice transfer d'oltremanica. Basti pensare a chi come Valon Berami è approdato dal Watford a Udine diventando molto più di un rinforzo, tanto da conquistarsi la fascia da capitano. Ed è questa l'idea degli investimenti di gennaio: trovare e individuare profili che possano subito ritagliarsi uno spazio ed essere efficaci nelle rotazioni di Nicola per il girone di ritorno. Dal calcio passiamo al basket, perché manca poco al derby del Triveneto di domenica alle ore 18 per la più GSA contro Treviso al Palacarnera. E anche questa volta Udinews TV vi proporrà la diretta della partita con un ricco prepartita, quindi saremo in diretta dalle 17.30, prepartita in cui vi proporremo tutte le voci dei protagonisti presenti al palazzetto e poi ovviamente seguiremo la partita con il commento di Massimo Fontanini. Nel frattempo però vi proponiamo un'altra di voce, quella del coach Demis Cavina, che abbiamo intervistato poco fa. Innanzitutto un'analisi sulla partita che vi preparate ad affrontare, tra l'altro una gara decisiva per gli accoppiamenti della griglia di Coppa Italia. Sì, è una partita che si pronuncia entusiasmante, piena di significati, soprattutto per noi, perché in questa prima parte del campionato a noi manca, al di là di qualche punto in classifica, manca un po' più una vittoria contro una di quelle che ci precedono in classifica. E quindi ci teniamo molto a far bene, ci teniamo molto a vincere. E abbiamo preparato la partita proprio nei minimi dettagli, proprio per questo motivo. E sono anche fiducioso nell'effetto Carnera. E so che ci sarà tutto esaurito, come sempre in casa. Abbiamo anche una grande spinta dal pubblico. E quindi insomma è una vigilia bella carica, bella emozionante, bella elettrizzante. Ecco coach, un andamento che, come ha ricordato anche lei, in un certo senso è altalenante della squadra, un palazzetto che come sempre sarà sold out. Qual è l'umore della squadra, ma soprattutto dell'ambiente? Ma sappiamo che in casa abbiamo sempre messo il vestito bello. Fuori casa non sempre è stato così, al di là dei risultati. Quasi sempre ci è scappata una vittoria, anche con le grandi che abbiamo affrontato fuori casa, per dei dettagli, sempre in volata. E quindi il morale della squadra è proprio, oltre che il morale, anche la concentrazione massima della squadra è proprio nel non lasciare niente intentato, cercare di essere concentrati fin dall'inizio. Sappiamo che abbiamo di fronte uno squadrone, una squadra costruita per vincere, e dobbiamo essere, oltre che vestiti a festa, dobbiamo essere anche bravi nel cercare di limitare quelli che sono stati gli errori fatti appunto nelle altre partite contro le grandi di questo campionato. Vogliamo essere grandi anche noi, sappiamo che siamo costruiti per esserlo. E la volontà c'è tutta, e anche il lavoro che è stato svolto in questa settimana va in quella direzione. Qual è la prima preoccupazione riguardo agli avversari? Non c'è certamente solo un giocatore da tenere in considerazione, c'è tutta una squadra che è capace di segnare tanto e di essere aggressiva, soprattutto con gli esterni. Ed è una squadra reduce da una sconfitta in attesa, quella con Piacenza, e quindi sarà una squadra anche motivata nel venire qua a fare il risultato. Quindi non c'è un giocatore in particolare, ma lotteremo contro una squadra profonda, di qualità, che appunto verrà a Carnera per giocare al massimo. Chiudo con un'ultima domanda. Ci sono stati tanti rumors sul futuro della panchina, che lei tra l'altro ha sdrammatizzato presentandosi in conferenza stampa con il famoso panettone. Crede che questa partita sarà determinante in questo senso? Non si vuole sbottonare? No. Allora, innanzitutto anch'io i rumors li sento dall'inizio dell'anno,
quindi l'unica mia concentrazione è quella della partita, anche perché sulla mia posizione sono certo che posso far tutto ma non prendere una decisione io, quindi la domanda va fatta al presidente, va fatta al GM, quindi non, insomma, non posso neanche rispondere, anche se ho tutta la voglia di farlo, ma non posso neanche rispondere. Ancora un'ultima notizia, il ricovero di Maradona per emorragia gastrica, infatti è stato ricoverato a Buenos Aires, il PIB stava facendo degli esami di routine in attesa di tornare ad allenare i Dorados in Messico. Ovviamente appena i medici si sono accorti che qualcosa non andava hanno consigliato una serie di ulteriori accertamenti, tra cui un'endoscopia. E proprio poche ore prima di questo ricovero l'agente di Maradona aveva annunciato il raggiunto accordo per un rinnovo del contratto annuale con i Dorados. E prima di salutarci andiamo a dare un occhio alle prime pagine dei giornali che troverete in edicola domani, aprendo con il giornale che intitola "Governo allo sbando, caos totale". Di Maio contro Salvini, sì allo sbarco dei migranti e scoppia il caso sul blitz della polizia a Palermo. Prossima prima pagina, quella della Verità, scrive, intitola "La pagliacciata dei primi cittadini di sinistra, cacciamo Orlando e facciamola finita". E andiamo avanti con un'altra prima pagina, Il Foglio, che scrive "Reagire ai fondamentalisti che diffondono la paura del caos, il manifesto della civiltà cattolica anche contro l'agenda giallo-verde". E l'ultima prima pagina che andiamo a vedere insieme, quella di Libero, vuole statalizzare pure i rubinetti. Di Maio ubriaco d'acqua, ancora riferendosi alla vicenda di cui abbiamo parlato in apertura. Ed è tutto per questa sera, io vi ringrazio per averci seguito, vi auguro una buona notte e come sempre vi lascio all'Accade Oggi di Guido Gomirato. Il 4 gennaio del 1974 nasce a Venaria Reale Andrea Sottil. Sottil che indosserà la maglia dell'Udinese per 4 stagioni, dal 1999 al 2003. L'annata più favorevole a Sottil, che è un difensore centrale, è sicuramente la prima in terra friulana, 1999-2000, in 29 gare segna 5 gol, dimostra grande abilità sulle palle native e di testa è sovente decisivo. Segna un gol anche nel debutto dell'Udinese in Coppa UEFA al Friuli nel settembre del 1999, Udinese Aalborg 1-0, e Sottil decide la contesa con un altro vincente colpo di testa. Sottil ha iniziato a giocare nelle giovanili del Torino, ha debuttato anche in prima squadra con i Granata, 13 presenze complessive, poi è passato alla Fiorentina, quindi all'Atalanta e, come detto, nel luglio del 1999 è passato all'Udinese. Poi, dopo la parentesi friulana, ha giocato anche nella Regina, quindi nel Genoa, nel Rimini, nel Catania e infine nell'Alessandria. Poi ha intrapreso la carriera di allenatore e attualmente è il tecnico del Catania.